ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città, la città. Ha fatto tappa anche a Bari Fridays for Future, la manifestazione mondiale degli studenti per l'ambiente. Raduno in piazza Diaz, arrivo all'ingresso del campus universitario in via Orabona, dove si è tenuta l'assemblea pubblica. Dopo la pausa per la pandemia, torna nelle piazze di tutto il mondo il movimento globale che da più di 2 anni lotta per la giustizia climatica. Il corteo ha visto i manifestanti sulle ruote delle biciclette, degli skateboard e dei monopattini. L'azione di Bike Strike richiama l'azione sul concetto di mobilità sostenibile, imprescindibile, fanno sapere, per la realizzazione della riconversione ecologica. Durante il tragitto il corteo ha effettuato 3 tappe in punti strategici: Piazza del Ferrarese, Fontana di Corso Cavour e l'imbocco di Viale Unità d'Italia su Via Capruzzi. La scelta, hanno detto gli organizzatori, non è stata casuale: fermarsi esattamente in quei punti della città come fine è quello di lanciare un messaggio per la mobilità sostenibile. A livello locale invece scendiamo in piazza perché 2 anni fa, sempre durante uno sciopero globale per il clima, abbiamo consegnato a Caro, sindaco di Bari della città metropolitana, un documento con delle richieste riguardo 5 macro temi: mobilità sostenibile, gestione del verde pubblico e privato, edilizia e fonti energetiche, gestione dei rifiuti, cittadinanza attiva e lavoro. Nulla di quello che è stato fatto in quel documento, di quello che era scritto in quel documento, è stato realizzato. Peccato che poco prima la giunta comunale avesse deciso di dichiarare emergenza climatica e che quindi, non realizzando quello che c'era scritto in quel documento, l'emergenza climatica è rimasta solo una parola.